Mattinata da incubo sulla costa molisana flagellata dal maltempo, pioggia, vento, grandine, burrasca, danni importanti al porto di Termoli, moto ondoso e mare in tempesta provocano il cedimento degli ormeggi di due pescherecci. Il cristallo si inabissa completamente, il nonno Gerardo solo in parte, disperato l'armatore Antonio Mugnano. Queste le sue dichiarazioni dopo le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto. Operazioni che hanno permesso di salvare, seppur parzialmente, l'imbarcazione. Fino a 5-6 mesi fa abbiamo speso un sacco di soldi, motore, tutto cosa nuova. Ora ci troviamo con buchi di moschimano. Ma problemi con la mare del Termoli non c'è stato. Ci siamo sempre aiutati tra di noi. Io sono anche reduce, un'altra disgrazia, un'altra barca a fondo, pescatori, mi pare. Tutto l'attrezzatore in plancia e tutto andato. Il motore stava completamente sotto all'acqua, da smontare, da pulire, da vedere. E penso che qualcosa si recupererà, non lo so, questo non lo sanno i meccanici. Momenti di grande concitazione nella marineria, il capitano di fregata a capo della Guardia Costiera ha illustrato le varie operazioni, condizioni meteo marine quasi proibitive che tuttavia non hanno impedito di affrontare l'emergenza. Sicuramente sono duri colpi che cerchiamo di fronteggiare con la massima tempestività possibile. La prima nostra preoccupazione è stata quella di cercare di salvare i salvati, le azioni sono ancora in corso e soprattutto di tutelare l'ambiente marino, quindi evitare il più possibile le conseguenze che possano esserci in caso di sversamento.